Buonasera e ben ritrovati da Roberto Balestracci con una nuova edizione di Inter News e Calciomercato. Era previsto per oggi un incontro tra Inter e Cagliari a Milano per parlare della trattativa riguardante Nathan Nández. Il vertice però non si è tenuto, con l'Inter che vorrebbe il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma che non riesce a sbloccare la trattativa per una distanza sulla cifra da versare al Cagliari per averlo in prestito. Decisivi dunque i prossimi giorni in cui le due società si incontreranno. L'Inter intanto vorrebbe anche rinforzare il reparto offensivo della squadra di Simone Inzaghi. La volontà è quella di trovare sul mercato un vice Lukaku con il Crotone che sembra il bersaglio giusto. Infatti Simi, attaccante del Crotone che l'anno scorso in Serie A ha segnato 20 reti in 38 partite, è finito nella lista della spesa dei nerazzurri. La volontà quindi della società è quella di prendere in prestito l'attaccante inserendo magari anche una contropartita tecnica che potrebbe tranquillamente essere Lucien Agoumé. La volontà è quella di far fare esperienza al centrocampista, però anche trovando un attaccante pronto e forte per la Serie A. L'Inter cerca di fare colpi in entrata, ma deve anche guardarsi le spalle dai possibili assalti ai suoi big. Lautaro Martinez e il suo rinnovo del contratto continuano a tenere banco nella sede di Milano, con la società che potrebbe anche decidere di cedere il giocatore in questo mese di agosto. L'Arsenal nei giorni scorsi si era fatto avanti, ma nelle ultime ore sembra che i club della Liga Spagnola, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona, siano le uniche mete a disposizione di Lautaro Martinez. L'Inter ha fissato il prezzo del cartellino intorno ai 90 milioni di euro e vedremo se nelle prossime settimane la società sarà costretta a vendere il calciatore argentino. Nel frattempo l'Inter cerca di risolvere anche la grana Rajan Nainggolan. Il centrocampista vuole tornare al Cagliari dove ha giocato la passata stagione e per farlo però prima deve risolvere il contratto con i nerazzurri. Al momento c'è ancora distanza sulla buona uscita che l'Inter dovrebbe concedere al belga, ma nei prossimi giorni si potrebbe sbloccare anche questa trattativa con il centrocampista che dunque potrebbe raggiungere il Cagliari. Questa potrebbe essere un'opportunità per cercare anche di sbloccare la trattativa di Nández. Vedremo se Inter e Cagliari riusciranno a trovare un accordo. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento è con l'edizione di domani di Inter News e Calciomercato. Grazie di essere stati con noi, buona serata! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.